Difficile stabilire se si tratti di semplici goliardate oppure di un preoccupante segnale di smarrimento profondo della percezione della gravità dei propri atti, ma il diffondersi, specie tra i giovani, di azioni estreme, no limits, per qualche like e visualizzazione in più sui social, come nel caso del ragazzo di Ancona aggrappato a un treno da Civitanova Marche a Pescara, scuote le coscienze di tutti noi. Ma prima della condanna e della repressione sarebbe magari più utile porsi qualche domanda sulle ragioni che spingono i ragazzi a rischiare la propria pelle solo per una banale challenge. Abbiamo chiesto alla psicologa Laura Lodi, impegnata con il Centro Servizi per le Famiglie del Comune di Pescara in un importante progetto di aiuto e sostegno a persone fragili o in stato di indigenza, se il problema non va magari cercato nell'assenza totale di spunti che rendano la vita davvero interessante. E di come si possa evitare episodi di emulazione. La problematica potrebbe essere afferente a una dimensione più larga, quindi una dimensione sistemica, in cui devono essere comunque coinvolte anche le famiglie, la scuola, la società. Per noi è importante che tutti i ragazzi, tutte le famiglie, tutte le scuole siano coinvolti poi in come possiamo dire, in un progetto che vada a ristabilire come ha detto lei prima, un interesse nei confronti della vita che sia diverso e che vengano coinvolte tutte le figure di questo sistema. Il ruolo di famiglie e istituzioni, in questo senso le scuole, sta venendo un po' a mancare. Credo che debba venire potenziato. Penso che sia le famiglie, che la scuola, che la società in cui viviamo ha bisogno di nuovi strumenti, quindi di nuovi centri di aggregazione, di possibilità di incontrarsi in modo diverso e non soltanto sui social. I social non vanno demonizzati a prescindere. Credo che i ragazzi non debbano essere lasciati soli. Credo che i genitori, i parenti, comunque il nucleo familiare allargato, la famiglia, i centri sportivi, debbano avere degli strumenti per intercettare dei segnali di disagio. Credo che i ragazzi debbano essere maggiormente visti e per visti non intendo unicamente controllati come un secondino controlla un carcerato, ma proprio visti anche nei bisogni emotivi, nelle difficoltà. Trovo che sia abbastanza assurdo che un genitore non riesca assolutamente a rendersi conto se un figlio fa uso di sostanze. A quanto pare questo genitore deve essere supportato, deve avere degli strumenti per cogliere queste difficoltà.